Oggi faremo insieme un esperimento che mi è venuto un po' così, cioè cercheremo di eliminare i punti neri con la ceretta. E sì, ok, non sono pazza. Partiamo da questo presupposto. Ho utilizzato per questo esperimento la Epil Resin, che è una ceretta alla resina che si utilizza senza strisce depilatorie, ma che va a creare praticamente una patina sulla pelle e poi va a tolta con le mani e questa toglie i peli in questione. Così ho pensato, toglierà anche i punti neri? Ho pensato alla Black Mask, che crea una sorta di patina appunto sulla pelle, una sorta di pellicina. Ho pensato che anche questa ceretta potesse eliminare i punti neri. Non sto bene per niente. E ci ho provato. Allora, vi faccio vedere quello che ho fatto. Mi raccomando, non lo fate con tutte le tipologie di ceretta, ma utilizzate o la stessa ceretta che ho utilizzato io, oppure la ceretta al miele e allo zucchero, zucchero, miele e limone, una cosa del genere, che è la cosiddetta ceretta araba. L'ho fatta tanti anni fa, vi lascio qui il link se volete provare a riprodurla in casa. Ho scaldato la ceretta con una normale ceretta, dopodiché prima di applicarla sulla zona interessata ho preso un panno molto caldo, quindi inumidito con acqua calda, per aprire i pori l'ho appoggiato sul naso e quindi l'ho fatto stare un 5-10 minuti. Dopodiché, una volta aperti i pori, sono andata ad applicare la ceretta sul naso. Mi raccomando, soffiate, non vorrei che vi ustionaste. E una volta applicata sulla zona interessata, ho aspettato che si solidificasse la ceretta. Ovviamente questa ceretta diventa appunto molto molto dura, non è come le cerette normali. Dopodiché, una volta asciugata, sono andata a togliere appunto lo strato di ceretta e questo è il risultato, ve lo faccio vedere. Come potete notare dall'immagine, i punti neri ci sono stati staccati e devo dire che sono rimasta veramente entusiasta di questo esperimento, non me lo sarei mai aspettato, ma effettivamente funziona. E quindi niente, questo è il mio esperimento. Non lo so se ci avete mai pensato, non lo so se avete questa ceretta in casa, se volete provarla, anche perché io ve la consiglio perché è molto buona, soprattutto per eliminare i peli, ecco, è molto delicata. Comunque, se volete provarci anche voi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, se ci provate, se funziona. Vi ricordo di non provarla con la ceretta normale, ossia quella con le strisce, perché potrebbe essere un po' troppo strong, mentre questa è molto delicata e si può utilizzare anche sul viso. Niente ragazzi, questo era il mio esperimento, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su. Se volete altri video di questo genere, mi raccomando, fatemelo sapere qui giù nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, a tutti i miei social, io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!